con Viaggi Molise. Oggi facciamo tappa a Santa Maria del Molise per la festa patronale dedicata ai Santi Maria, Filippo e Giacomo, ma questa è anche l'occasione per scoprire una delle fiere più antiche di questa zona e anche una delle più importanti. Don Massimo Muccillo lo conosciamo bene perché è il rettore della Basilica di Castelpetroso, ma è anche il parroco di Santa Maria del Molise. Oggi, 1° maggio, è la festa più importante di questa comunità. Si celebra la festa dei patroni Santa Maria, Filippo e Giacomo. Sì, la Madonna che celebriamo, il titolo della Madonna è la Regina degli Apostoli, e infatti anche nella statua, che è molto particolare e anche molto pesante in legno, sono proprio raffigurati Maria, Regina degli Apostoli, con Gesù in braccio e Filippo e Giacomo ai lati. E la origine di questa festa viene con la fondazione di questa chiesa nel 1745, consacrata dal vescovo all'epoca di Boiano e Sepino e fondata probabilmente da un eremita. E infatti, come vedete, anche nella sua posizione rispetto al centro del paese è decentrata, considerando che il paese stesso di Santa Maria, che era una contrada fino agli anni 50, si sviluppò immediatamente dopo il terremoto del 1805, quindi è un insediamento successivo a quel grande terremoto che distrusse buona parte dei nostri paesi, e da Sant'Angelo in Grotte, dove era il centro del paese, poi le persone si trasferirono qui più a valle. Nel 1745, l'11 luglio, questo vescovo consacrò questa chiesa con un solo altare, riporta la lapide che abbiamo conservata nella chiesa stessa, un solo altare dedicata a Maria, a Giacomo e a San Giovanni Battista. A seguito del terremoto del 1805 anche questa chiesa fu distrutta e fu ricostruita nel 1835, secondo quella che è un'iscrizione di una lapide, da un altro eremita, che la rifece più grande e come la vediamo oggi. E successivamente, insieme a Santa Maria e Giacomo, si diffuse anche il culto di San Filippo, perché la memoria liturgica dei Santi Filippo e Giacomo Apostoli è fissata al 3 maggio. E allora, per una questione di cambio di calendari liturgici dal 1700 a venire in avanti, è rimasta a Santa Maria la tradizione comunque di festeggiare Santa Maria, Filippo e Giacomo, nonostante il titolo della chiesa sia semplicemente Santa Maria e Giacomo, come in antico. Ecco, allora, questa cosa chiaramente incuriosisce. Filippo non c'è, come si può fare per inserirlo? Dovremmo fare una richiesta al Ministero degli Interni per il cambio della denominazione, motivando anche il perché. E insomma, un procedimento un pochino complesso, che però all'inizio pensavo di fare, poi ci ho ripensato, perché è bene anche mantenere anche nel nome questa memoria storica, in modo che suscita anche la domanda: come mai Filippo non è presente nella denominazione, ma in realtà è presente assolutamente poi nel culto, proprio perché c'è una storia che dobbiamo in qualche modo anche rispettare. Comunque è presente nella statua, ha parlato di una statua lignea, a che periodo risale? Non conosciamo il periodo di costruzione di questa statua, certamente è precedente al 1900, sicuramente. Fu restaurata nel 2000, ma non si sono trovate nella statua delle indicazioni che potessero dare con certezza un periodo di costruzione. Tonino Giancola, assessore comunale di Santa Maria del Molise, probabilmente la giornata più importante dell'anno qui in paese, perché al di là dell'aspetto religioso c'è questa fiera che richiama gente da tutta l'area matesina, ma non solo. Allora, io prima di tutto saluto tutti gli amici che intervengono a questa fiera, auguro una buona giornata a tutti,
Ringrazio il nostro parroco, sempre attento, e ha delucidato molto la parte religiosa di questa festa e le origini della nostra Chiesa. Per quanto riguarda la fiera anch'essa delle origini antiche, risale al periodo dei Sanniti e poi successivamente al dominio dei Romani. Era all'epoca uno scambio commerciale, era un mercato, un grosso mercato, perché non ci dobbiamo dimenticare che noi qui, avendo le prime sorgenti del Biferno, e siamo denominati anche capo d'acqua proprio perché le nostre sorgenti irrigano tutta la vallata del Matese. Allora, la grande devozione che hanno i nostri agricoltori, e che avevano maggiormente allora, quando i lavori venivano fatti a mano e con grossi sacrifici, era quello di pregare questa Madonna che ogni anno doveva dare diciamo, il frutto che serviva all'agricoltura, che era l'acqua. Allora, la nostra acqua anche oggi serve a tutta la regione. Ci sono delle captazioni qui che servono la regione Molise, e niente, che posso dire di altro sulla fiera? Oggi è un grosso mercato, riceviamo domande più di quello della capienza che noi possiamo ospitare, stiamo all'incirca sui 300 commercianti che si rivolgono a questo comune, a questa fiera. Quest'anno pure abbiamo ricevuto molte domande, abbiamo cercato di dare alla fiera una linearità diversa dagli altri anni, in modo che non ci si ingolfi, perché ci sono alcuni periodi della mattinata che ci si ingolfa e non riescono neanche a camminare le persone che vengono ad onorare la nostra festa. Probabilmente comunque questa è una delle fiere più grandi dell'area matesina, e originariamente, se non ricordo male, nasce come fiera del bestiame, è così? Sì, originariamente, come dicevo prima, nasce da quei periodi dove c'era lo scambio addirittura del bestiame, non solo le vendite, ognuno portava l'agnellino per scambiarlo con il capretto oppure il maialino con qualche altro animaletto. Però in quel periodo si potevano fare queste cose. Oggi è un po' più difficile perché ci sono problemi di aspetto igienico-sanitario che devono essere considerati a monte, e questo diventa molto difficile, non si può fare per i vari virus e le varie infezioni che ci sono in giro. Carlo Giancola, il portavoce del Comitato Feste di Santa Maria del Molise, una giornata impegnativa, ma chiaramente per i preparativi si parte da lontano. E c'è molto da lavorare, perché per fare ancora queste feste ci vogliono un sacco di soldi, quindi ringraziamo i paesi nelle vicinanze che vado facendo un po' di sponsor, perché le offerte di Santa Maria non bastano, e quindi ci vuole molto impegno. Da quanti anni lei è impegnato in questo comitato? Sono più di 30 anni. Ecco, ha un ricordo particolare di tutti questi anni che la lega a questa festa? Un'annata particolare, particolarmente bella? No, tutte? Sono quasi tutto uguale, cerchiamo di fare il meglio poi. Termina così la prima parte di Viaggio in Molise, che abbiamo dedicato alla festa patronale di Santa Maria del Molise, discende il 1° maggio, la festa dedicata ai santi patroni Filippo, Maria e Giacomo. Ci salutiamo come sempre ricordandovi che trasmettiamo questa puntata su Telemolise canale 11, Telemolise 2 canale 12 e sul nostro canale tematico Molise Mio canale 212. Potete seguirci anche in Abruzzo sul canale 96 o a Roma e nel resto del Lazio, dove trasmettiamo sul canale 880. Tutte le puntate potete rivederle anche sul nostro sito web. Vi ricordiamo l'indirizzo www.telemolise.com.